Fabrizio Cianci, sorridentissimo, splendente. Allora, un commento in chiusura di questo comitato, dopo l'intervista che abbiamo fatto live, in cui sembriamo, a detta di Fabrizio, due brigatisti. Sì, beh, l'effetto luci fa un po' anni 70, Covo, beh, dai, da Mazziniano il Covo Carbonaro non mi dispiace. E qual era la domanda? Come questo comitato, come ti è sembrato? Soprattutto la chiusura. Beh, la chiusura, dai, insomma, si è trovata un punto di sintesi che rilancia la battaglia dello Stato di diritto, che vede l'amnistia come aspetto centrale, la questione degli incentivi per quanto riguarda le energie fossili, secondo me è una battaglia azzeccatissima, perché anche là ci sono dei profili, delle zone grigie anche rispetto alla iniziativa di Sbanchiamoli, quindi intrecci particolari che verranno svelati. E poi chiaramente c'è un punto di grande soddisfazione per quanto riguarda la caccia, che viene ufficialmente rilanciata, quindi a breve ci saranno ulteriori news, e quindi insomma direi positiva. Insomma, poi c'è stato il dibattito per quanto riguarda le elezioni europee, mi sembra che sia stato affrontato in maniera corretta e coerente con il dibattito, quindi insomma io direi un giudizio positivo, e penso che questa è una linea che porterà dei frutti al movimento. Perfetto Fabrizio, allora a questo punto arrivederci su Libri TV, dove i radicali ecologisti li avremo di nuovo e per essere aggiornati delle loro battaglie. Sì, dai, volentieri, ci saranno altre novità, quindi ben volentieri, grazie. Grazie a Fabrizio Cianci.